Buongiorno a tutti, abbiamo qui con noi il senatore Roberto Salerno, ex giocatore alla primavera dell'Alessandria nella stagione 72-73. Fu una primavera che raggiunse grandi risultati a livello nazionale. Ci vuole raccontare la sua esperienza di quegli anni con la maglia in grigi? Ecco, per me fu un'esperienza veramente importante, addirittura stravolse un po' la mia vita perché io fui acquistato da una società di Torino, il Vittoria Ives, presidente Nino Furnari, per essere messo nell'organico della Primavera dei Grigi di quell'anno, dal 72-73. Fu una grande primavera perché l'Alessandria di allora era una grande Alessandria, come spero che ritorni a essere. Infatti il mio è anche un appello alla città, ai tifosi, alle risorse di questa grande provincia per far ritornare Alessandria dove merita. Ecco, diceva prima il mio intervistatore che noi raggiungiamo un risultato eccezionale, perché dopo tanti anni, in quel girone di primavera del nord-ovest, si qualificò la Juventus e non il Torino, come per tanti anni successe, ma si qualificò l'Alessandria. Noi arrivammo secondi dietro la Juve. Lo testimonia anche questo articolo, che è uno dei pochi articoli che mi sono rimasti, dove ti dice che noi inseguiamo la Juventus. Ecco, quell'anno lì, come tanti anni succedeva, si qualificavano Juve Toro, Toro Juve, Juve Toro, eccetera, eccetera. Quell'anno si qualificò la Juve e poi l'Alessandria. Poi con noi la Juve, dall'altra parte il Milan e l'Atalanta, e poi noi uscimmo in questo girone di semifinale. Però fu un successo strabiliante a livello nazionale. In quella primavera giocava Gigi Emanueli, che poi andò in prima squadra, giocava Snidaro, che andò all'Atalanta e fece la Serie A per tanti anni, e poi tanti altri grandi giocatori, Favot, che poi stette in porta in Serie B, Busineri, Schiavini, Massarelli, tanti ragazzi importanti. Peccato che non arrivarono né in Serie A come molti meritavano. Accennato prima che voleva fare un appello per Sì, l'Alessandria, ci vuole spiegare meglio? intanto veramente ho un attimo, come dire, di ricordo, un momento anche così incredibile per me, essere di nuovo al Moccagata, dove giocai per un anno, quasi un anno e mezzo, perché poi ci fu un periodo in cui ritornai. Da questo video vorrei che uscisse un accorato appello alla città, ma non solo alla città cittadina, a tutta la provincia, che possa esprimere quella forza per far ritornare l'Alessandria, quella grande Alessandria, perché no la Serie B, perché no anche la Serie A. Bisogna essere ambiziosi, avere orgoglio. Io credo che il presidente Nea Benedetto ne abbia tanto. Io, tra le altre cose, mi sono messo anche a sua disposizione per essere anche un buon interlocutore, un buon speaker di questa società che è stata una gloria. Aggiungo solo un fatto. Il mio allenatore di allora era addirittura colui che giocava in coppia con Gianni Rivera. Gianni Rivera giocò come numero 10 nei grigi in Serie A. La sua mezzala destra in coppia era Pietruzzi. L'allenatore di quella primavera era Pietruzzi, solo per dire il grande livello tecnico calcistico che in quegli anni c'erano qui al Moccagata.